Ciao, sono Marco Pedron del ristorante Cracco in Galleria e oggi sono venuto nella cucina di Gerardo Ferrano per presentarvi il mio plum cake cioccolato e cuore di lampone. Iniziamo con la copertura al cioccolato del nostro plum cake. In un pentolino versiamo la panna, lo zucchero e il miele. Facciamo sobbollire il composto. Trasferiamo il cioccolato in una boule. Aggiungete sempre la panna in tre volte. In questo modo riuscirete a incorporare meglio i liquidi e magari utilizzando una marisa e non una frusta, così incorporerete meno aria. Versiamo quindi la restante panna. Trasferiamo la ganache in una pirofila. In questo modo riusciremo a cristallizzare più velocemente in modo molto più uniforme. Copriamo con pellicola a contatto e lasciamo cristallizzare a temperatura ambiente per almeno 4 ore. Facciamo adesso il cuore del plum cake. Partiamo con il burro pomata, aggiungiamo lo zucchero, il latte condensato, versiamo la confettura di lamponi e se volete renderlo ancora un po' più rosso aggiungete un po' di colorante. Montiamo la foglia e partiamo con il composto. Versiamo il latte tiepido, le uova e i tuorli. Un passaggio molto importante è setacciare farina, fecola e lievito per dolci insieme. Avendo la fecola in ricetta è estremamente importante setacciarlo perché altrimenti andremo a incorrere in molti grumi. Uniamo le polveri in due volte e mescoliamo energicamente. Estremamente importante è far aderire bene un foglio di carta da forno alla teglia, di modo che in cottura non avrete sorprese. Verso il composto nella teglia e lo stendo con una spatola a gomito. Cuociamo a forno statico a 165 gradi per 15-20 minuti. E adesso prepariamo l'impasto al cioccolato. Verso in una ciotola lo zucchero, il burro fuso, il cioccolato fuso e iniziamo a miscelare. Aggiungiamo le uova, versiamo la farina di mandorla in due volte, di modo che sarà più semplice incorporarla. Utilizziamo una marisa e non una frusta per questo impasto perché non deve montare. Aggiungiamo cacao e baking setacciati. Misceliamo fino a ottenere un impasto omogeneo e facciamo riposare per mezz'ora, due ore, altrimenti in forno gonfierà troppo. Il plum cake al lampone è cotto, l'abbiamo raffreddato e ora copiamo i cuori. Ricaviamo quindi i cuori partendo con il cuore con la punta verso destra e poi sotto la fila a sinistra, di modo che almeno avremo meno scarto. Eccoli qua e li tengo da parte. Partiamo quindi ad assemblare il nostro plum cake. In uno stampo da plum cake di carta stendiamo un piccolo strato dell'impasto al cioccolato. Inserisco quindi i cuori sul fondo dell'impasto al cioccolato lasciando un'area più o meno di un dito su tutti i lati. Infilzate quindi con degli spiedini lunghi da parte a parte. Sarà molto importante che i cuori rimangano fermi, altrimenti in cottura tenderanno a salire. Copriamo quindi con il nostro restante impasto al cioccolato. Cuociamo a 175 gradi per 35-40 minuti, dipende anche dal vostro forno. Il nostro dolce è uscito dal forno, lo abbiamo fatto raffreddare e ora lo ricopriamo con la ganache al cioccolato. Qualche colpo di spatola per ammorbidire la crema, in modo che riuscirete a stenderla in modo molto più semplice. Con l'aiuto di una striscia di acetato, liscio la parte superiore del plum cake. Decoriamo con un cuore di pasta zucchero rossa e lasciamo cristallizzare la ganache per almeno 4 ore. La cosa bella di questo dolce è che ci sono tre consistenze completamente diverse. Abbiamo il plum cake con lampone, con la sua acidità e la sua tenacia. L'impasto morbido al cioccolato è bello, bello, bello soffice. E poi abbiamo la ganache al cioccolato che è molto cremosa. E adesso non ci resta che assaggiarlo.
Buono, buono.